sulla neve si vedeva appunto queste figure degli slavi, dei titini, che cadevano come mosche proprio, bene? E si vedeva chiaramente perché sulla neve noi eravamo in alto, loro in basso, che si vedeva benissimo, insomma, ecco. Però la notte, quando ci fu appunto la sparatoria, che morì Chiesa, che morì Piccoli e via di seguito, allora si vedeva nulla, ecco. Oh, ci salvò voi. Chi? Noi, io, voi, Brunetti. E io mi ricordo il fuoco, c'è stato il fuoco perché si credeva che fossero e le parti tedesche che venivano verso Tarnova, adesso erano parti chiara. Ma non perché sapevamo che colore c'aveva vinto il sud-est in battaglia a Brunetti. Appunto, Dio, voi avete insistito a sparare nonostante l'ordine di cessare il fuoco. Anche se eravamo un piccolo gruppo, perché la decima in totale aveva 30.000 uomini distribuiti tra mezzi navali, truppe di terra, eccetera, eccetera, i servizi vari e via di seguito. Che eravamo un piccolo gruppo, nell'importanza di una guerra totale come è stata, noi eravamo dei moscerini, insomma, ecco. Però un certo aiuto certamente l'abbiamo dato. No, per esempio, a Nettuno abbiamo sostituito dei tedeschi, sul Serio abbiamo sostituito dei tedeschi, e sul fronte orientale siamo stati insieme ai tedeschi a fare battaglia contro i partigiani di Tito. Dunque, un certo aiuto minimo, diciamo così, nella totalità della guerra, il nostro apporto è stato quasi niente. Va bene. Individualmente è stato tanto, ma nell'importanza delle truppe che esistevano da ambo le parti, noi eravamo quasi niente, insomma, va bene. I nostri feriti a Nettuno, raccolti dagli americani, sono stati curati umanamente. Anzi, Tognoloni è un esempio più lampante, dichiarato morto da noi, e gli americani l'hanno ritrovato, l'hanno portato nel Texas, l'hanno curato, insomma l'hanno riportato in vita, ecco. Mentre là, in Slovenia, se ti prendevano addio Hira, minimo era la tortura, minimo. Purtroppo invece gli canadesi, gli australiani, i neozelandesi. Noi non avevamo di fronte marocchini però a Nettuno. No, c'era la special force canadese e gli americani. Sono venuti dopo, quando hanno sfondato Cassino. Ah beh, sì, quello sì. Allora, quando hanno sfondato Cassino, che sono venuti a Hesperia, i famosi paesi marocchinati, come dicevano allora, donne, uomini, bambini, non uccisi, stuprati e compagnia bella, insomma, bene. Avevano 48 ore di libertà. Il generale Juin, comandante delle forze francesi, gli dicevano: voi occupate un posto, avete 48 ore di carta bianca. Potevano fare quello che volevano, stuprare, rubare. Dopo 48 ore gli ufficiali francesi li rimettevano in riga e magari li sparavano a cadotto per rimetterli con la disciplina. Ma per 48 ore loro facevano quello che volevano. Siccome erano delle bestie, si comportavano da bestie, ecco. Mentre in Slovenia la faccenda era più pericolosa. Il 20 gennaio di ogni anno è l'anniversario della battaglia di Tarnova, dove un nostro battaglione, Fulmine, fu quasi totalmente distrutto dagli slavi. 2.000 slavi contro 200 uomini che reggevano quella posizione, che era la porta per Gorizia. Siamo andati anche noi, altri reparti della decima, tra cui Barbarigo, a appoggiare, a aiutare questi ragazzi che erano rimasti circondati. E alla fine ce l'abbiamo fatta, insomma, a liberare, ma a liberare c'era più di 90 morti, tanto per dire. Abbiamo liberato i pochi reduci di questo battaglione.
Gorizia, appunto, il 20 maggio c'è una riunione della decima, va bene? E Gorizia, compreso il sindaco e le autorità cittadine, ci accoglie a braccia aperte. Quando siamo arrivati a Gorizia noi, nel dicembre del 44, la popolazione italiana, che era mista con la popolazione slava, come è sempre stato in quelle zone, ci accolse come dei liberatori, in quanto erano angariati dai tedeschi, che avevano preso il comando della zona, e dai partigiani e dagli slavi, che erano nell'esercito tedesco, e che i tedeschi, per abolirli, avevano perfino cambiato nome a quella zona, non più Venezia Giulia, litorale adriatico, sotto il comando di Rainer, un gerarca, insomma, delle SS austriaco, e perciò voleva far ritornare quelle terre all'Austria come erano prima del 15-18, eccetera, insomma, ecco. Che conclusione, quando siamo andati via, dopo Tarnova, alla fine di gennaio del 45, siamo venuti via perché i tedeschi non ci volevano più. C'è stato l'episodio della bandiera, non so se conosce, va bene? Ecco, la colossa, appunto, che noi avevamo, dove eravamo acquartierati, avevamo la bandiera italiana. Vennero delle SS tedesche imponendo ai nostri ufficiali di ammainare la bandiera. Noi abbiamo saputo quello che stava avvenendo. Di nostra iniziativa abbiamo circondato a nostra volta i tedeschi. Allora il comandante, Scarelli si chiamava, perché aveva preso il posto del comandante precedente, Carallo, che era stato ucciso sulla Baizzizza da un comando di partigiani. Scarelli si avvicinò alla finestra e al comandante dell'SS disse: guardate, e gli fece vedere che noi eravamo appostati contro questa, una compagnia di SS era. Allora i tedeschi presero, voltarono le spalle e andarono via, e la bandiera italiana rimase alzata. Però i tedeschi non ci volevano lì, ci volevano perché si urtava la suscettibilità dei cosiddetti domofranzi, che erano gli slavi al servizio dei tedeschi. Allora fu concertato con Mussolini, eccetera. Poi noi volevamo andare al fronte sud, ma la nostra volontà non contava nulla, intendersi. Allora si fu rimandati di nuovo a Vittorio Veneto, dove ci siamo riorganizzati per poi andare sul Senio e in seguito. Bene. Al momento che siamo venuti via da Gorizia, la popolazione italiana piangeva perché eravamo stati l'unica difesa per loro, in quanto i tedeschi non li potevano più angariare perché sennò trovavano noi. Infatti c'è stato un mare di battaglie in Gorizia, battaglie di cazzotti, eccetera, nei vari bar che si frequentava con i tedeschi, succedeva sempre delle risse. Con dopo pranzi poi non se ne discute, va bene? Sicché la popolazione italiana, in quel periodo che siamo stati noi, è stata protetta da noi. E di conseguenza, quando ci ha visto partire, è logico che erano disperati, perché erano in balia dei tedeschi e degli slavi, slavi partigiani o non partigiani che sia, ecco. Sicché dico, lo Stato non ci ha riconosciuto nulla e non ce ne frega nulla. Vediamo se bene. Ecco. Io, come tutti quelli come me, non si vogliono né pensioni, né non ci interessa. Vabbè. Tanto che per dirgli, quando eravamo in campo di concentramento sotto il comando inglese in Algeria, ognuno aveva una cartella, no? Aveva una paga, però questa paga era teorica, non ce la davano in mano, va bene? Al momento che siamo stati rilasciati, queste cartelle di pagamento sono state date al governo italiano, ai vari governi italiani. Loro hanno incamerato questi soldi e a noi non ce l'hanno fatti neanche vedere. Ma nessuno di noi ha chiesto nulla. E io non me ne frega nulla di essere parificato, come ultimamente ci fu, no? E volevano assegnare una medaglia ai veterani della Seconda Guerra Mondiale, compreso partigiani e compagnia bella, no? Però escludendo le truppe di Salò, va bene?
che eravamo riconosciuti da tutti gli stati, tanto che anche i nostri nemici anglo-americani l'hanno riconosciuto come forza militare e ci hanno dato anche l'onore delle armi alla resa, sicché eravamo riconosciuti come truppe regolari. Però il nostro Stato non sa nulla. Come ripeto, io, ma la maggioranza di noi, se non la totalità, non ce ne frega proprio nulla.